Buon pomeriggio ragazzi, allora, a parte il fatto di Pecoraro, che Pecoraro cambia versione ogni cazzo di volta che viene sentito o che c'è una sentenza e quant'altro, prima ha detto ad aprile che Agnelli sapeva insomma che aveva a che fare con dei mafiosi, poi si è ricreduto, poi ha portato l'intercettazione Fasulla, poi addirittura ha detto all'antimafia che hanno interpretato male quell'intercettazione e in poche parole aveva fatto passare il messaggio che aveva fatto un passo indietro, insomma, e aveva detto che Agnelli di fatto non sapeva che quelli lì fossero mafiosi. Insomma, alla fine, poi, ieri dopo la sentenza, come motivazione del ricorso che presenterà, ha detto che non è possibile che un presidente che sapeva che, insomma, aveva a che fare con dei mafiosi avrà solo un anno di inibizione. Cioè, un po' di logica con i suoi pensieri, vabbè. Tralasciando questo, che già questo, ripeto, dovrebbe far cadere tutto il castello. Comunque, penso che a fine di tutto la Juventus procederà per vie legali anche per quanto riguarda lui, perché insomma la Juventus è quotata in borsa, a parte gli scherzi, gli azionisti quindi potrebbero avere anche una grossa perdita. È un danno d'immagine abbastanza consistente questo qua che ha fatto Pecoraro, che non so cosa abbia contro la Juventus, che ha visto che non ha prove e quant'altro, continua a battere su questo punto, soprattutto in questo momento penso per salvare il salvabile, però ormai se c'è veramente una giustizia anche in terzo grado, secondo me faranno cadere un po' tutto quello che ha detto Pecoraro, ecco, e che ha detto un po' tutta la Procura Federale. Poi, a parte questo discorso di Pecoraro, ho letto già commenti, come vi dicevo ieri, già gente, tifosi che danno dei mafiosi ad Agnelli, alla società Juventus e anche ai tifosi Juventus, Juventini, quindi quelli che frequentano soprattutto la Curva Sud. Quindi io penso e spero che la società intervenga anche in questo senso, in questo caso, per quanto riguarda chi twitta su giornalisti, tra virgolette, che fanno illazioni e diffamazioni, e anche dei tifosi però che dicono che i tifosi che frequentano la Curva Sud sono tutti mafiosi e quant'altro, perché il 95% invece è gente per bene, ve lo posso assicurare, però 90-95%, però adesso io penso che anche un tifoso abbonato, non parlo per me ma parlo per chi è abbonato in Curva Sud, possa secondo me anche procedere per vie legali se un tifoso di un'altra squadra dice che tutti quelli che frequentano la Curva Sud sono dei mafiosi, penso che voi possiate anche denunciare questo individuo. Quindi attenti anche i tifosi di altre squadre che diranno queste cose qui. Oggi ho letto un articolo interessante del Corriere dello Sport e sapete quanto io non sopporta giornali del genere, invece questa volta devo fare i complimenti al Corriere dello Sport che hanno fatto un articolo molto intelligente. Faccio i complimenti anche a Riccardo Cucchi. Vabbè, ma lui è un giornalista, è sempre stato un giornalista doc, uno dei pochi veramente rimasti che onorano, ecco, i giornalisti. Hanno fatto un discorso, secondo me, logico, che purtroppo in Italia non si può fare, perché in Italia c'è la guerra tra destra e sinistra, in Italia c'è la guerra tra nord e sud. Io non faccio un discorso di unione, perché io so per certo che questo paese non è mai stato unito, ok? Solo in un ventennio, in 20 anni, è stato unito in oltre 150 anni di storia, quindi non assolutamente, anche perché io ad esempio il 22 ottobre andrò a votare al referendum consultivo per l'autonomia del Veneto, andrò a votare sì, quindi non è un discorso che io lotto per l'unità d'Italia, perché comunque è un paese che è inutile essere ipocriti, non è mai stato unito. Né quando si parla di politica, né quando si parla di sociale, né quando si parla di calcio. Quello che hanno detto loro, Corriere dello Sport e Riccardo Cucchi, secondo me è una cosa interessante, è logica, è da ragionare e non fare il solito tifoso col paraocchi. È quello che pensavo già io prima di leggere quelle cose. Questa cosa che è successa alla Juventus, intanto potrà succedere ad altre società, quindi vi consiglio di non ridere tanto e ad altre tifoserie, ma soprattutto deve far riflettere e non deve fermarsi al caso di dare un anno di inibizione a Juventus, ad Agnelli, di multare la Juventus e quant'altro. Deve andare oltre, perché qua si parla di polizia di Digos che sapeva, perché
il fatto appunto dei biglietti venivano ceduti davanti alla Digos. Si parla di società ricattate da una piccola percentuale di quelli che frequentano le curve, però ricattate, e sono tutte le società, non c'è la Juventus, l'Inter, il Milan, Roma, Napoli, tutte sono ricattate. E il fatto di adesso pretendere, insomma, ho letto addirittura la società Juventus deve essere radiata, Allegri mafioso, vabbè, continuate così che poi rideremo noi quando voi resterete mutande. Vabbè, comunque, a parte questo, no, non bisogna fermarsi al volere da tifoso anti-juventino la condanna della Juventus, di Agnelli e quant'altro. Bisogna levarsi per un attimo veramente le sciarpe da tifosi e usare stracazzo di testa, ok? Perché sennò siamo animali, se non usiamo la testa, siamo animali. E quindi non siamo da meno dei cani, dei gatti e di questi qua. Ok? Allora, bisogna intanto che questa cosa, quello che poi dà fastidio è che la Juventus debba essere sempre presa come esempio e quindi sempre andare in lei di mezzo quando ci sono cose ben più gravi in altre curve, in altre società. Vabbè, a parte questo. Detto questo, non bisogna fermarsi a qua. Bisogna andare oltre, cioè dare primo più responsabilità, cioè più potere, diciamo, ecco, alle società. Secondo, più potere alle forze dell'ordine per questi casi qui. Terzo, più tutela alle società. Perché le società, ripeto, sono ricattate. E quello che deve uscire da questa sentenza, da questo processo, è che, primo, non hanno scoperto l'acqua calda, perché sappiamo tutti, sapevamo già prima cosa succedeva in tutte le curve d'Italia, belli ambienti perché ti diverti, canti e quant'altro, però sappiamo cosa succede. Va bene, cosa succede? Perché per alcuni purtroppo è zona franca e altri ne approfittano, però il fatto che, ripeto, alla Juventus e come società Juventus è quella che denuncia di più alla Digos, anche anzi soprattutto proprio i tifosi che si comportano male, come quelli che avevano portato lo striscione su Superga. Quei 5-6 sono stati daspati per 3-4 anni, se non sbaglio. Quindi, tanto per farvi capire, e la Juventus è stata la prima a individuare, grazie alle telecamere installate dentro l'ex Juventus Stadium, attuale Allianz Stadium, e ha riportato, insomma, le foto alla polizia, che hanno poi daspato queste persone, tanto per farvi capire. Però quello che io ci tengo a sottolineare è che qua bisogna lottare tutti, tutti, indistintamente dalla tifoseria, dalla società che tifiamo, ok? Che insomma, indistintamente dalla tifoseria che apparteniamo. Perché qua si parla di legalità, prima di tutto, ma soprattutto di tutela delle società e anche, secondo me, di rispetto nei nostri confronti. Quindi quello che io pretendo, dopo insomma che verranno effettuati gli altri due processi di secondo e terzo grado, pretendo che tutta l'Italia sia unita insieme all'antimafia, insieme purtroppo alla FIGC, perché la FIGC c'è la morte con la Juventus. Non è che non sappiamo il perché, sappiamo tutti il perché, perché la Juventus ha ancora una causa di 444 milioni di euro con la FIGC, quindi sappiamo il motivo. Però bisogna tutti unirsi e combattere questo fenomeno, non fare campanilismi su cose che accadono in tutte le città, in tutte le società e in tutte le curve soprattutto. Quindi basta campanilismo, basta parlare da tifosi e basta dire radiati, Agnelli radiato, radiati di tutti, quant'altro. E iniziate a ragionare con quella stracazzo di testa che vi ritrovate. Perché, ripeto, oggi a noi, come diceva Conte nel caso calcio scommesse, oggi a noi, domani a voi. Va bene? Ma a parte questo, è veramente un discorso di evitare che la curva diventi zona franca, dove alcuni individui, se non criminali o delinquenti, possono fare quello che vogliono, non solo mancando di rispetto e ricattando le società, ma per chi ha frequentato anche un minimo la curva, che ripeto è un luogo dove ci divertiamo, a me piace essere partecipe durante una partita, cantare, incitare la squadra, fare cori sfottò insultanti
le altre squadre. Tra l'altro, piccola parentesi, da quello che so, non ci sono stati né cori né striscioni né nessun cartellone riguardante l'Heysel o Superga nel derby. Quindi, se dovesse essere confermato ciò, complimenti a entrambe le tifoserie che si sono limitate a sfottò insulti. Complimenti entrambe. Speriamo sia così di fatto e poi non vengano fuori altre cose. Detto questo, dobbiamo veramente ragionare prima di dire certe cose, prima di scrivere certe cose. Adesso, ripeto, in curva ci si diverte, si canta e quant'altro, però per chi ha frequentato minimamente le curve sa anche che ambiente si respira, soprattutto nelle prime file, diciamo. Quindi è questo che bisogna eliminare. Il timore, prima di tutto, perché uno quando va in curva non deve assolutamente avere timore, ma non parlo di chi non canta, parlo anche di chi canta, che molte volte è il timore di andare in curva, va bene? Perché non sai cosa può succedere e quant'altro. Il timore, il fatto del bagarinaggio, che è una cosa vergognosa, molte volte vediamo il tutto esaurito sugli sticket. Per quanto riguarda l'Allianz Stadium o Ticket One, non mi ricordo qual è il sito che vende per la Juventus. E poi vediamo in TV spazi vuoti. Allora ti domandi, perché ci sono spazi vuoti se mi danno il tutto esaurito nel sito? Bisogna combattere il bagarinaggio. La società però per combattere il bagarinaggio deve essere tutelata. Cioè mettere purtroppo, ripeto, non limitare il tifo levando cose. No, assolutamente, io voglio tamburi e megafoni, voglio che la gente canti in curva e quant'altro, però mettendo in mano della polizia più potere e soprattutto controllando di più le curve, controllando quando ci sono ingressi, quando la gente entra allo stadio, non che anche la polizia si giri dall'altra parte quando c'è qualcosa che non va, perché allo stadio purtroppo molte volte, per stessa missione del responsabile della polizia di Torino, succede ciò. Quindi questo, ma perché fanno questo? Perché sanno che anche loro vanno nei casini, quindi dare anche più sicurezza alla stessa polizia, alle stesse forze dell'ordine, non che farli andare allo stadio a menare la gente. Non voglio questo, perché molte volte molti innocenti ci sono andati di mezzo per quanto riguarda i celerini che picchiavano chiunque capitasse quando c'erano scontri. No, non voglio questo, però devono esserci controlli sulle cose che servono veramente. Fine. Quindi questa cosa non deve limitarvi a pensare da tifosi, ma deve dire: bene, è successo questo, è venuto fuori quello che sapevamo già tutti. Riguardo la Juventus, purtroppo, perché è quella che è più tifata, quindi quando c'è qualcosa sulla Juventus è giusto infangarla. Vabbè, a parte questo, già un video già fatto ieri. Bene, non fermiamoci a ciò, andiamo in profondità, andiamo a controllare le cose che succedono nelle altre società, nelle altre curve e cerchiamo di risolvere o di limitare questo problema. Fine, non limitiamoci a discorsi da tifosi e da bar. Questo è quello che adesso le istituzioni e anche noi tifosi dobbiamo fare. Tutto qui. Buona giornata a tutti e sempre fino alla fine Forza Juventus, e stasera probabilmente ci sarà la live nel canale YouTube di Delio Petrelli alle ore 9, come al solito alle 21. Parleremo anche di questo, penso, della sentenza di ieri. Un saluto a tutti e forza Juve!